risposta è il filtro. Ma qual era la domanda? Cosa vediamo del mondo? Bentornati, carissimi, qui sul canale del Dottor Sadrei. Nei video precedenti avevamo sottolineato come Kant considerasse le percezioni sensibili, che ci appaiono quindi attraverso i sensi, in quanto filtrate. Quali sono però questi filtri? Kant affronta questo argomento nel capitolo Estetica trascendentale della Critica della ragion pura. E già il titolo del capitolo è molto interessante. Vi prego non prendetemi in giro perché ritengo interessante Estetica trascendentale. Siamo abbastanza liciti in un canale di filosofia. Kant infatti adopera il termine estetica in modo molto differente rispetto a Baumgarten, che aveva da poco fondato la disciplina estetica, considerandola come la scienza del bello o quantomeno di ciò che ci appare e consideriamo in quanto bello. Kant invece sceglie di usufruire del termine estetica in senso etimologico, rifacendosi infatti al significato di aisthesis, che in greco significa percezione. Trascendentale, invece, è il termine che adopera Kant per indicare tutto ciò che riguarda l'autoriflessione del soggetto riguardo alle proprie capacità percettive, senza però fare riferimento a un'esperienza particolare. Con estetica trascendentale, Kant indica quindi lo studio e l'analisi della nostra capacità di percepire, a prescindere però da qualsiasi particolare esperienza o percezione sensibile. E questo si tradurrà nell'analizzare i filtri percettivi nell'esperienza che Kant individua nello spazio e nel tempo. Spazio e tempo sono infatti indicate dal filosofo come forme a priori della sensibilità. Lo spazio e il tempo sono quindi i filtri che noi applichiamo a qualsiasi nostra percezione e non siamo in grado di fare altrimenti. Per questo sono indicati come a priori. È quindi semplice desumere che per Kant il mondo non sia calato nello spazio e nel tempo, ma che sia invece il soggetto percipiente, quello che percepisce, che nell'atto stesso di percepire filtra il mondo, ottenendone un'immagine ordinata e coerente. Per usare un vecchio esempio di Russell, è come se per Kant noi indossassimo continuamente un paio di occhiali, che al posto delle lenti avesse montati lo spazio e il tempo, e quindi noi vedessimo il mondo sempre attraverso queste lenti molto particolari. Poi, è ovvio, questi occhiali non abbiamo la libertà di toglierli. Spazio e tempo sono comuni a tutti gli esseri in grado di percepire, e sono quindi universali. E al contempo non vi si può rinunciare, se non rinunciando anche a qualsiasi capacità di percepire. E sono dunque necessari, quantomeno alla percezione. In sostanza potrei rinunciare allo spazio e al tempo se rinunciassi al contempo anche a qualsiasi capacità di percepire, quindi a tutti i miei sensi. In quel caso avrei effettivamente perso il filtro dello spazio e del tempo, ma di fatto sarei diventato un sasso. Da qui deriva una delle più grandi, e mi permetto anche di dire vere, deduzioni del genio di Königsberg, che il mondo lo possiamo vedere solo al di qua del filtro che gli applichiamo. Come esso sia invece al di là del filtro che gli applichiamo, questo non lo sapremo mai. Possiamo ovviamente dedurlo che un mondo al di là della percezione ci sia, e possiamo anche crearcene un'immagine mentale, quello che Kant indica come noumeno, ma come siano le cose in sé, senza filtro, quello non lo sapremo veramente mai. Il mondo in sé è quindi una grandissima incognita nella filosofia di Kant. Noi ne abbiamo un'immagine coerente, ma quell'immagine è costruita da noi stessi, grazie ai nostri sensi e alle forme di spazio e tempo che sono nei sensi stessi. Fissare il limite della conoscenza umana a ciò che ci è permesso di percepire può sembrare un atto di rassegnazione, ma in realtà non è così. Capire fin dove possiamo spingerci significa certo ammettere che non sapremo mai nulla di come il mondo sia al di là del limite, ma vuol dire anche che al di qua di tale limite possiamo arrivare a conoscenze che non solo ci permettono di dire cosa sia il mondo, ma anche come, in tale mondo, dobbiamo e possiamo muoverci. Ed è questo, per Kant, il vero scopo dell'uomo razionale.